Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie a Luisa, Marginal, Creative Mornings in generale. Io sono Roberto, non mi presento perché è già stato fatto, mi occupo di fotografia e sono estremamente contento di essere qui oggi a parlare di un qualcosa che ha toccato più volte il mio lavoro, e cioè il tempo. È piuttosto banale pensare che... È piuttosto banale pensare che in un incontro del genere, dove il tema sia moments e io mi occupo di fotografia, magari facciamo un incontro su come la fotografia riesce a catturare i momenti, in che modo lo fa, e niente del genere. Non faremo un discorso di questo tipo perché mi interessa anche poco. È più, secondo me, interessante cercare di capire perché vogliamo in continuazione fermare il tempo, perché abbiamo bisogno di congelare, prendere delle icone e tirarle fuori da un flusso del tempo che consideriamo continuo. È chiaro che questo tipo di senso che diamo al tempo influisce tantissimo sulle nostre scelte, sui nostri desideri, sulle nostre necessità e sicuramente sulla nostra produzione creativa, culturale, artistica. Partiamo sicuramente dall'attimo fuggente, perché questa connessione tra fotografia e il cogliere l'attimo è ovvia. L'attimo fuggente è un'espressione che chiaramente conosciamo tutti, voi per un film, voi perché comunque fa parte del sostrato culturale che viviamo. Possibilità di cogliere l'attimo, la necessità di farlo, non è un qualcosa di recente, arriva da lontanissimo, però credo che forse nell'ultimo secolo questa visione e questa prospettiva, che pure è giustissima, cioè che poi posso anche condividere, la voglia di vivere un presente appieno e vivermi ogni momento, credo che però questa prospettiva sia stata un po', forse, travisata, tradita, estremizzata, probabilmente anche per il modello socio-economico, culturale in cui viviamo. E nell'ultimo secolo si parla spessissimo di cose che conoscete benissimo, come la velocità, l'eterna concorrenza, un moto perpetuo, un fiume in piena nel quale siamo immersi, e che è un po' il modo più comune di interpretare il tempo, cioè questo fiume in piena nel quale noi possiamo nuotare a fuori della corrente, controcorrente, possiamo fare quello che ci pare, possiamo mettere delle boe per dire dei pin in questo fiume, ci siamo stati noi qua, però è un gran casino, secondo me è anche una visione del tempo e del mondo un po' ansiogena, insomma io non l'ho... Sicuramente mi ci sono avvicinato, cioè, insomma, come tutti, però poi ho cercato di trovare alternative. Il percorso che faremo oggi è... scusate, io con le slide ho sempre un problema di interfacciarmi. Mi piace un sacco parlare, però dare dei contenuti a margine è sempre stato un casino. Questa dimensione è una dimensione, secondo me, in cui il tempo noi lo subiamo, il senso del tempo lo subiamo. E credo che siamo abbastanza forse maturi per, non dico fare Heidegger e trovare una nuova visione del tempo, una nuova percezione e concezione del tempo, però quantomeno prenderne atto e analizzare delle cose. Lo faremo oggi in maniera estremamente breve, perché questo intervento potrebbe durare settimane, e invece di una colazione dovremmo fare un cenone probabilmente, e quindi ragionerò un po' per punti. È un po' elastico, nel senso, partendo dalla visione del tempo andiamo a vedere come produce determinati contenuti creativi, e se vogliamo cambiare questi contenuti creativi, che tipo di visione alternativa del tempo e quindi della vita possiamo avere, per avere uno spazio, un discorso piuttosto ampio e non necessariamente legato alle immagini. In fotografia questo fermare il tempo, questo creare delle icone è successo più volte, chiaramente la fotografia è stato lo strumento eletto per varie ragioni per fare tutto ciò. Un esempio stupido, forse ovvio, però assolutamente necessario in questo caso, potrebbe essere Henri Cartier-Bresson, che con la possibilità, lui aveva una capacità enorme chiaramente di iconizzare, prendere dei frammenti di realtà e astrarli dal tempo, dire queste sono situazioni irripetibili, ci ha creato tutta una poetica attorno, la poetica dell'istante decisivo. E
è stato così un riferimento per la fotografia del secolo scorso e con gli strascichi che riceviamo anche adesso, che è stato definito l'occhio del secolo. Questo per farvi capire, cioè un appellativo di questo tipo, quanta importanza viene data alla fotografia come strumento che immobilizza il tempo. Lui che lo faceva così bene è stato, diciamo, eletto il fotografo più rappresentativo di un secolo. Tutto ciò, diciamo, chiaramente lo dobbiamo calare un po' ai giorni nostri, nel senso che l'eredità di quella scuola, che pure è stata giustissima e pure è stata molto bella, chiaramente Arrigatti e Bressone è un esponente di un movimento culturale molto più ampio, che cosa ci rimane oggi? Ci rimangono dei riferimenti estetici fortissimi, ma nel frattempo chiaramente sono cambiate tante cose. È cambiata la tecnologia, è cambiato l'essere umano, è cambiata la fotografia, la produzione di contenuti in varie forme. Quando mi dicono la fotografia è cambiata perché è entrato il digitale, è chiaramente una cosa con la quale non sono molto d'accordo, o comunque è una roba estremamente parziale. Il mondo è cambiato, la fotografia è cambiata perché c'è Ryanair che probabilmente ha cambiato la fotografia altrettanto quanto il digitale, i cellulari, indipendentemente dal fatto che scattino fotografie, la crisi della stampa, la gente non legge più libri, i giovani arrivano a 40 anni, cioè è un modo in cui, è una visione del mondo in cui la fotografia è cambiata e non c'entra, e c'entra poco la tecnologia. Fatto sta, addirittura, per farvi capire quanto l'attimo fuggente o il cogliere l'attimo è diventato, diciamo, permeante, è stato estremizzato sempre di più, quei riferimenti al giorno d'oggi ci hanno fatto pure un logo, qualcuno di voi lo conoscerà. Sono cambiate tante cose, dove ci troviamo adesso? All'accogliere l'attimo, che è diventato quasi un esercizio, cioè quei riferimenti che erano necessari in un determinato periodo storico sono stati reiterati a bomba, e impoverendo probabilmente l'esigenza principale, l'autenticità di una visione di quel tipo lì. È diventato un esercizio che cronologicamente come si è avviato? Ha proposto un modello, banalmente con Cartier-Bresson, poi perdonatemi l'esempio forse semplice, però insomma per andare veloce, ha consolidato questo modello con esponenti che come lui nel secolo scorso, fermiamoci al Novecento, hanno portato una cosa del genere, ha riprodotto esponenzialmente quel modello in maniera quasi estenuante oggigiorno. Queste immagini sono state trovate online in modi che vi dirò, e fondamentalmente ha rotto le palle, perché non è un qualcosa che secondo me più che nutre quello che è la nostra creatività oggigiorno. Tornando un attimo indietro, queste immagini sono state trovate, insomma, le ho prese un po' da online o tramite hashtag su Instagram con istante decisivo, moments e roba varia, o con lo strumento di ricerca inversa di Google, che forse conoscerete, uno strumento per cui potete inserire in Google Immagini una fotografia, un'immagine di qualche tipo, e lui attraverso degli algoritmi che ragionano non in maniera semantica, non sul significato, ma sull'estetica, ti ripropone delle immagini visivamente simili. Fatela questa cosa, perché con qualunque immagine divertente escono cose simpatiche e qua c'è un sacco di gente che salta a caso. Adesso qual è il problema di tutto ciò? Perché ha rotto le palle? Perdonatemi la cosa. Perché ha tradito, secondo me, ha travisato, ha estremizzato così tanto la necessità e la possibilità che ci viene data dalla fotografia di cogliere l'attimo, che l'ha impoverito completamente quest'attimo. Cioè, adesso noi ci troviamo con la possibilità anche tecnologica e con la necessità culturale di farlo, di prendere ogni attimo e mettercelo in tasca, e poi tutti questi attimi, poi, una volta che ne abbiamo così tanti, non sappiamo bene che farcene. E soprattutto, se è un momento irripetibile, tu lo riesci a prendere sempre, capite bene che non torna più, è paradossale quella cosa. Ha un altro elemento, forse più teorico probabilmente, il Cartier-Bresson, o comunque metà secolo scorso, la possibilità che veniva data ai nuovi strumenti fotografici per cogliere l'attimo e la necessità culturale che c'era, erano sublimati dal fatto che quella storia lì
produceva delle immagini con una leggibilità fortissima. Tu all'interno di un'immagine, per tempismo del fotografo, per capacità di composizione del fotografo, avevi dei contenuti facilmente leggibili. Travisare, o meglio, estremizzare tutto ciò ha portato al fatto che le immagini che vediamo oggi non sono più leggibili, non sono più lette. La leggibilità si è completamente diluita nel fatto che noi, ancora prima di vedere le immagini, e questo è dovuto a una componente che vediamo tra poco nel nostro immaginario, noi ce l'abbiamo già in testa quelle cose. Quindi vedere gente che salta una pozzanghera, non la dobbiamo nemmeno più leggere con le immagini. Molto brevemente, in fotografia o nella creazione delle immagini, la necessità di cogliere l'attimo si può, diciamo, il processo che tutto questo attiva parte dalla realtà. Chiaramente io fotografo una fettina di realtà, cerco di renderla iconica attraverso delle storie, cioè quel pezzo di realtà io lo voglio isolare, lo voglio astrarre e dire questo è il momento irripetibile, ne faccio un'icona e questa icona va a contribuire e a nutrire un immaginario. Scusate, ma non mi parte questa cosa perché è un po' storto qui. L'immaginario è un dispositivo potentissimo. L'immaginario è un po' il centro anche del mio lavoro personale, perché detto in due parole, è un dispositivo mentale che noi abbiamo in testa che ci permette di immaginare, di rappresentare la realtà in assenza di essa. Capite bene che è una roba estremamente potente. Solo per parlare dell'immaginario, insomma, ho fatto altri incontri, ma ce ne vorrebbe tanto, quindi ando veloce. È una realtà estremamente potente e al tempo stesso estremamente limitata. È un bacino di immagini, un repertorio di immagini che noi individualmente abbiamo in testa e che condividiamo con gli altri e che custodisce un po' la nostra visione del mondo. Fare delle fotografie per astrarle dalla realtà e per condividerle con gli altri e dire questa è la figata che io ho vissuto e che nessun altro può vivere come me, vuol dire creare delle icone che poi vanno a nutrire quell'immaginario, questo immaginario qui. Facendo un discorso inverso adesso, noi siamo partiti da un senso del tempo, una percezione del tempo come un fiume in piena, che noi dobbiamo fermare, no? Dobbiamo mettere dei punti in questo tempo. Abbiamo visto come questo tipo di visione produce dei contenuti, uno dei modi in cui ha prodotto dei contenuti creativi, culturali. Quello che ho fatto io, in maniera, devo ammettere, assolutamente inconsapevole, nel senso che non è che mi sono fatto tutti questi giri mentali quando producevo i lavori che ho fatto, però ha a che fare sicuramente con un processo inverso. Mi sono interessato moltissimo di immaginario, ho cercato di decostruirlo e quello che facciamo adesso è riproporre un po' questo percorso per tentare di arrivare a una nuova visione, a un nuovo senso del tempo. Quindi partire da un immaginario, analizzarlo, giocarci, sovvertirlo e creare delle immagini di conseguenza. Questo mi permetteva di pormi molte domande e di porre quelle domande anche a chi i miei lavori li poteva vedere. Io vi sto mostrando pochissime foto in realtà, poi adesso ne vediamo altre, perché credo che sia forse più bello. La fotografia è uno strumento meraviglioso, però le parole, insomma, una volta tanto che mi fanno parlare, io parlo. Una delle domande che mi faceva porre e porre agli altri è che cosa sto guardando. Per fare questo ho dovuto agire, mi è stato richiesto di agire dai lavori che facevo e ho avuto la possibilità di farlo, cambiando prospettive su diverse cose. Si può cambiare prospettiva su un argomento, in un lavoro in particolare che io ho fatto, in tanti casi in realtà mi è stato richiesto. Uno che vi faccio vedere è un lavoro che ho fatto all'Aquila post terremoto. Ero andato lì a fare un lavoro fondamentalmente documentario. Mi sono reso conto che però l'immaginario che aveva l'Aquila in quel momento, e probabilmente ve lo ricordate, nel senso, dopo il terremoto c'era Berlusconi, Progetto Case, Protezione Civile, dramma, insomma, era una roba anche molto semplificata se vogliamo, quindi dramma nazionale, emergenza nazionale, tutta una serie di cose che abbiamo in testa. La situazione dell'Aquila, diciamo, andando avanti,
col tempo che ho passato lì è stata molto più complessa e molto meno definita. Poi quello è stato il punto principale. Vado veloce perché non so manco quanto tempo è passato, ma sono piuttosto stretti con i tempi. Questo mi ha, diciamo, l'approccio con cui ho affrontato l'argomento. Non è stato, cioè è stato quello probabilmente quasi di negare l'immaginario che fino a quel momento era stato proposto e condiviso. Non per trovarne uno più giusto o più vero, perché poi non c'è verità nel lavoro che faccio. Cioè l'interpretazione è diversa, quindi creare e mettere su una città possibile e non necessariamente reale, che poi era il senso dell'Aquila in quel momento lì. Chiaramente pescando da riferimenti che hanno a che fare con la provincia, con i giovani, che è un tema del quale mi sono occupato molto, con di un posto senza un centro, vado avanti perché potrei parlare per ore di questo lavoro. La possibilità che ho di intervenire sull'immaginario, che abbiamo di intervenire sull'immaginario, e ci consente anche di cambiare prospettiva sul linguaggio. Adesso quello che vi sto per far vedere è un video di un lavoro che ho terminato, insomma, in cui l'ultimo capitolo è stato fatto nel 2016, dove ho portato avanti un'analisi di un territorio che è quello lucano, della Basilicata, partendo dall'assunto anche molto divertente che la Basilicata non esiste, come spesso si dice. E perché non esiste? Ragionandoci è dovuto al fatto che la Basilicata non ha, come altri luoghi d'Italia, come il Molise, come l'Appennino meridionale, il posto da cui vengo io, Benevento, la maggior parte delle persone lo collocano in Basilicata perché appunto non esiste, cioè non sai bene dove metterlo. Tutti questi luoghi non hanno un immaginario condiviso, nel bene o nel male, non sai bene che pensare. In questa assenza di immaginario, io ci ho costruito un lavoro per cui la Basilicata potesse essere vista attraverso una serie di riferimenti come l'Area 51. Cioè, ho fotografato, ve lo faccio vedere che facciamo prima. È un video. Piuttosto male per problemi tecnici, però magari mettiamo il link a disposizione di tutti. Il senso qual è di tutto ciò? Il linguaggio, che è quello di prima, su cui ho cambiato prospettiva, ho cercato di cambiare prospettiva, era quello documentario. Ho
Ho fotografato una serie di sia luoghi remoti che luoghi di sfruttamento del territorio, militari, Agenzia Spaziale Italiana, l'ENI che c'è lì, alcuni con autorizzazioni, altri senza, per mettere insieme un immaginario che in effetti non esiste della Basilicata. E l'ho fatto utilizzando dei codici, come se fosse effettivamente un documentario in qualcosa che è indocumentabile. Perciò è una presa per il culo di un linguaggio che, cioè sull'impossibilità di documentare determinate cose. Andando velocemente avanti, altra possibilità che abbiamo nel decostruire un immaginario e quindi nel cambiare anche il nostro rapporto con il tempo è cambiare prospettiva su uno strumento. In questo ambito qua mi sono speso molto in varie direzioni, ve ne faccio vedere solo una, che è un laboratorio che ho portato avanti con ragazzi e bambini, si chiama Super Fotocolla, che nasce da in realtà pratiche allestitive adulte ridimensionate per bambini. Perché cambiare, diciamo, relazione con uno strumento? Perché la fotografia, che generalmente è intesa come uno strumento che crea dei ruoli o di che offre delle esperienze o di fotografo o di osservatore, secondo me può offrire delle esperienze alternative, è quasi polarizzante la fotografia, o produci fotografia o la guardi e quindi giudichi a seconda del ruolo che ricopri. La fotografia credo che possa creare interazioni diverse, non so se si riesce a vedere, comunque in questo laboratorio molto semplicemente queste sono le immagini da Gibellina, questo è stato fatto durante in questo caso durante un festival. Si parla di ritratto con i bambini, gli faccio scattare delle fotografie l'un l'altro, è chiaramente un mezzo di interazione che loro hanno, la maggior parte di questi bambini provengono da situazioni di dispersione scolastica, eccetera. Guardiamo assieme le fotografie fatte, beh, si gioca tantissimo, spesso a pallone anche. E poi qual è l'elemento principale di questo laboratorio? Io gli faccio avere le fotografie scattate in quel momento, le stampo con una stampante a loro assolutamente comune, nel senso una stampante A4 che spesso viene fornita lì, su dei fogli A4, quelli da fotocopiatrice, dove ognuno, non so se si apprezza qui, ogni foglio A4 è un tassello come se fosse di un puzzle gigante. Il risultato qual è? Che loro montano da soli con le forbicine e la colla, utilizzando dei fogli che loro conoscono bene, una stampante che conoscono benissimo, delle immagini di 2 metri con le loro facce, le fotografie che hanno fatto loro, in cui niente è alieno a loro. Spesso la fotografia è una magia. E quando devi fare delle cose del genere, un bambino non si rende conto di com'è possibile farle. Qui non si insegna a fare niente in questo laboratorio, appunto, tornare sul presente. È l'esperienza del momento che ha senso. È quello che nel momento loro si divertono, non è una promessa a divertirsi in un secondo momento. E questo probabilmente produce risultati anche sul lungo periodo. Non so se si vede, ma qui per far vedere la proporzione delle immagini, sono piuttosto grandi e un bambino se le ricorda poi certe cose. Tutto questo, arrivandoci alla conclusione, che cosa produce? È chiaro, dicevo, io non ho ragionato in maniera consapevole di tutte queste cose mentre le producevo, però cercando anche in questa occasione di mettere un po', tirare un po' le fila del mio lavoro e partendo da una visione del tempo, probabilmente possiamo proporre non un senso del tempo diverso, perché il senso del tempo è sempre lo stesso, cioè non vi dico adesso facciamo i viaggi nel tempo. Però dal cogliere l'attimo che ha delle radici economiche, culturali, storiche e quello che ci pare, quello che viene, diciamo, più bistrattato è proprio il presente. Io credo che il presente sia una dimensione e un tempo estremamente sottovalutato, proprio perché noi lo vogliamo isolare e puntualizzare in un momento. Tra l'altro lo riusciamo a concepire solamente in funzione del passato e del futuro. Questa è una cosa chiaramente normale perché è intangibile il presente e quindi o è una conseguenza del passato o è una causa del futuro. Invece proviamo per un secondo a fare il contrario, a cercare di relazionare il passato e il futuro al presente stesso e quindi cambiare questo tipo di rapporto. Per quanto riguarda il passato, quello che stiamo vivendo oggi è il futuro chiaramente di 3 anni fa, 5 anni fa, 10 anni fa. È oggi quel futuro lì. E quindi tutte le ambizioni che noi avevamo in passato, i desideri, le necessità, i progetti, eccetera, li stiamo incarnando adesso, indipendentemente dal fatto che siamo riusciti o meno a soddisfare una determinata visione. È oggi il momento in cui dobbiamo riempire la vita per dare
onore probabilmente celebrare, celebrare le ambizioni che avevamo. Al tempo stesso il futuro è diciamo una vita probabilmente soddisfacente, bella, meravigliosa, si compone di una, quando tu fai un bilancio, di una serie di ricordi, no? E quindi ho avuto una vita bella perché mi ricordo di aver fatto cose belle. Quei ricordi chiaramente non li possiamo produrre in nessun altro momento se non nel presente. Perché il presente chiaramente è l'unico tempo in cui noi viviamo, l'unico tempo in cui c'è vita. Il resto sono proiezioni o ricordi. Al tempo stesso, quindi dicevo, i ricordi che produrremo e che valuteremo in un futuro, li produciamo adesso. In questo tipo di visione qui, il presente si allarga. Quel fiume in piena che eravamo diciamo, costretti a vivere, diventa un mare. Ci stanno le onde, ci stanno le mareggiate, ci stanno un sacco di cose. Però noi ci stiamo dentro e ci nuotiamo, il mare è fermo. Il presente finalmente si libera da questo essere in continuazione fugace. Non dobbiamo scappare più, non dobbiamo rincorrerlo più e non lo dobbiamo nemmeno più immobilizzare, questo presente. Presente che diventa il futuro che stavamo aspettando e il passato che vorremmo ricordare. Questo credo che sia una cosa molto importante perché ci fa capire appunto che non c'è più necessità di bloccarlo il presente, non c'è più necessità di congelarlo e di metterlo in una teca. Il presente non va fermato, va attraversato, va vissuto e va fondamentalmente prodotto. Direi che grazie.